E un saluto a tutti gli ascoltatori di RBA, iniziamo anche quest'oggi con Play, questa è la formula che utilizzo comunemente dal lunedì al venerdì per dare il via alla rassegna stampa mattutina di RBA che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 8, non va mai in onda il sabato alle ore 10.30, ma lo facciamo perché siamo al Salone del Libro, siete all'ascolto di RBA, state anche guardando RBA, potete farlo, se ci state soltanto ascoltando e non sapete di queste eventualità, sul sito rba.it oppure sul canale 87 del digitale terrestre. Oggi faccio Play dal Salone del Libro, ma non faccio rassegna stampa, in realtà non parlerò delle notizie del giorno, anche se alcuni temi saranno molto molto attuali, ma sarò in compagnia di moltissimi ospiti e cominciamo subito in realtà già a dialogare con alcuni di loro. Ho qui di fianco a me due autori di Volturnia Edizioni, entrambi appunto perché appunto hanno scritto un paio di libri molto collegabili, anche se le storie specifiche sono molto diverse. Abbiamo qui con noi Claudio Gemonà e Pina Mafodda, benvenuti. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, voi portate due libri che ora provo a mostrare in camera. Claudio Gemonà, lo conosciamo bene, se siete ascoltatori di RBA lo conoscete, ma si è occupato appunto di un tema molto particolare, appunto il rumore delle bombe si chiama il suo testo, eccolo, lo sto mostrando in TV. Si parla di una di quelle terribili stragi che hanno interessato gli anni 60, soprattutto 70 in Italia, i famosi anni di piombo. Ci racconti un po', insomma, qual è l'argomento e che cosa c'è in questo libro? Molto volentieri, grazie Alessio intanto per l'opportunità. Questo libro nasce a seguito di un progetto che da un paio d'anni a Torino su cui stiamo lavorando, che è appunto un'analisi degli anni della strategia della tensione. Ci sono un po' di figure all'interno di questo progetto che hanno delle sensibilità differenti, quindi io diciamo da un punto di vista giornalistico ho fatto un po' di analisi, ci sono delle psicoterapeute, c'è un'attrice teatrale, ecco, abbiamo messo un po' di competenze per ragionare su quella stagione. In questi anni abbiamo avuto modo di incontrare un po' di protagonisti, loro malgrado spesso di quegli avvenimenti. Uno di questi è Manlio Milani. Manlio Milani è presidente dell'Associazione delle Vittime della Strage di Brescia, quindi 28 maggio 1974, quindi siamo quasi nell'anniversario, siamo al 49esimo anniversario. Lui quel giorno era in piazza a manifestare in una manifestazione antifascista a seguito di tutta una serie di eventi che c'erano stati in quel periodo, scoppia questa tragica bomba, lui perde la moglie in quel momento lì e da allora appunto da 50 anni lui si batte per la verità, per la giustizia, ma soprattutto per la memoria di quell'episodio, perché il nostro paese faccia veramente i conti anche con quella stagione lì, che è stata drammatica, sono state centinaia le bombe di quella stagione, alcune devastanti, altre molto meno, ma comunque che hanno segnato veramente una stagione, perché scoppiavano sui treni, al supermercato, quindi noi uscivamo, i nostri genitori probabilmente uscivano normalmente e c'era questa preoccupazione molto forte. E da allora, ecco, finita quella stagione attorno agli anni 80, c'è stata un po' una cappa di oblio, quindi ci sono stati un po' di processi che stanno faticando a fare verità, ma noi crediamo che con questa operazione, ecco, cerchiamo in qualche maniera di illuminare un po' di zone d'ombra che sono rimaste, ecco, questa è un po' l'idea che abbiamo. Esatto, sì, soltanto poche settimane fa si è di nuovo ricominciato a tornare in tribunale su questo caso, quindi veramente, veramente attuale. Un altro testo che sembra trattare di tutto un altro argomento, ma in realtà un nesso cede molto forte, appunto quello scritto da Pina Mafodda, si chiama Utopia, ora cerca appunto di mostrarlo in camera, eccolo qua, e si parla in realtà di un evento ancora più lontano nella nostra memoria, siamo nel 1891, si parla di migrazioni ma in direzione opposta a quella che vediamo in questo periodo. Sì, buongiorno a tutti e grazie per ospitarci. In realtà il tema che unisce il mio libro e quello di Claudio è la memoria.
e vorrei esordire riportando un pensiero di Erodoto, che non è proprio contemporaneo a noi, che diceva: un fatto muore quando più nessuno lo racconta. E in effetti, per quanto riguarda Utopia, diciamolo all'inglese, questo fatto era morto, completamente sepolto nelle carte e negli archivi anche comunali. È stata una scoperta casuale, perché io stavo facendo una ricerca sull'emigrazione per quanto riguarda l'Italia, perché ci siamo dimenticati che il popolo italiano è stato il popolo che in assoluto ha avuto più migranti nella storia. Se facciamo un conto molto banale, però effettivamente lo fa l'Istat, dal 1875 al 1985 sono usciti dall'Italia 30 milioni di migranti e non sono più tornati. Se facciamo anche un riferimento alla rilevazione demografica del 1881, diciamo che se coincidessero le due date, l'Italia del 1881 sarebbe disabitata, perché aveva 29 milioni di abitanti. Quindi qual è il tema? È un naufragio nel Mediterraneo, attualissimo. Il piroscafo è inglese, era un piroscafo che trasportava merci. Da quando la navigazione a vela si è trasformata a navigazione a vapore, era molto più redditizio trasportare merce umana che merce deperibile. Quindi i piroscafi si caricavano di centinaia di migranti provenienti, nella maggior parte di loro, dal sud Italia o dall'est Italia, Veneto e anche dal Piemonte. Tantissimi partivano da Cuneo e della provincia Granda. Allora, non ricordare più chi eravamo vuol dire intanto non permettere alle giovani generazioni di conoscere la propria storia. Io sono un ex insegnante e vi assicuro che sui libri di storia il tema migrazione si conclude e si apre in una pagina sola. E invece è stato un periodo drammatico, a tal punto che nel 1901 il governo ha fatto una legge per regolamentare l'emigrazione. Arriviamo a Utopia. Utopia nessuno lo conosce. Al Ministero degli Affari Esteri le persone preposte alla domanda ci sono documenti riguardanti il naufragio, la risposta è stata: la cartella è vuota. E questo è un dramma, perché noi non siamo riusciti a ricercare le documentazioni autentiche, ma abbiamo dovuto rivolgerci a Gibilterra, dove c'è un archivio storico molto conservato per quanto riguarda tutti gli eventi dal 17 marzo fino al 31 agosto 1891. Il piroscafo parte da Napoli il 12 di marzo, circa 6:30 di sera, naviga per 5 giorni. Per una tempesta violenta, mare forza 9, il comandante del piroscafo non riesce a gestire la navigazione, tenendo conto che lui è considerato uno dei più competenti comandanti di piroscafi della Anchor Line, che è una compagnia di navigazione scozzese. Non riescono a il comandante non riesce a governare la nave. Nel porto di Gibilterra sono ancorate diverse corazzate della Marina Britannica, perché il mare forza 9, anche loro si devono riparare. Il comandante non gestisce e va a sbattere violentemente contro la Anson, che è una corazzata enorme rispetto al piroscafo, che già è grande. E uno squarcio di 6 metri invade tutte le stive, dove sono rinchiuse le donne, i bambini e gli uomini di terza classe. I passeggeri erano 878 passeggeri, 3 passeggeri di prima classe, 23 austro-ungarici, perché la nave parte da Trieste, e tutto il resto provengono da 144 comuni delle 8 regioni meridionali. Se non ci fosse stata, e qui è interessante, la collaborazione,
l'amore delle persone, dei pescatori comuni, dei marinai, delle carrozzate, sarebbero morti tutti perché nessuno sapeva nuotare. E benché sapessero nuotare, un mare forza 9 non è che puoi fare molto. Mi fermo. Sì, no, ricorda purtroppo da molto vicino quello che è successo a Steccato di Cutro poco tempo fa, un naufragio molto vicino alla costa con le autorità nei pressi e che sì, anche in quel caso hanno evitato che morissero tutti, appunto, però fa ancora più male sapere che erano così vicini ad un porto, ad un luogo sicuro. Come avete anticipato, c'è un tema che unisce queste due storie, anche se gli eventi sono lontanissimi nel tempo fra di loro e le persone coinvolte sono molto diverse. C'è il tema appunto della dimenticanza di questo tipo di eventi. Piazza della Loggia forse ce lo ricordiamo come nome quantomeno, ma non viene dibattuto, non viene riesumato come caso, ancora meno le nostre migrazioni verso l'estero. Provo a farvi la domanda difficile, quindi... come ce lo dimentichiamo? C'è una volontà di farcelo dimenticare oppure c'è anche una quota consistente, insomma, di volontà nostra di lasciarci dietro eventi di questo tipo? È una bella domanda davvero. Io credo che ci siano un po' entrambe le cose, ma se in qualche maniera può essere naturale la seconda, cioè la volontà del singolo, di una collettività di andare oltre, può anche essere in qualche maniera plausibile a un certo punto aver voglia di girare una pagina, di non ricordare il proprio passato, perché poi le motivazioni possono essere molte. Però credo che sia molto più grave il silenzio, diciamo, delle istituzioni, di chi invece ha un dovere differente rispetto al singolo, cioè quello di restituire la memoria di un paese. La memoria di un paese passa attraverso anche episodi di questo genere che vanno elaborati in qualche maniera. Se non vengono elaborati rimangono come delle sorte di non voglio dire pietre d'inciampo perché è un paragone brutto, diciamo, per cosa simboleggia pietra d'inciampo, però è qualcosa del genere, nel senso non si fa veramente uno scatto di maturità, e credo che ci sia molto di funzionale. Adesso non voglio parlare della questione migratoria che la sa meglio Pina, ma noi ogni anno dal nostro paese ancora oggi vanno via molti più italiani di quanti stranieri arrivano. Eppure questa narrazione non c'è, nel silenzio generale, e mica solo i grandi cervelli in fuga, come si dice, cioè chiunque fatica a trovare lavoro da noi e se ne va. Eppure questo è un tema che rimane latente, mentre la questione migratoria viene usata in maniera strumentale. L'Italia all'epoca era in difficoltà e quindi si andava via dal nostro paese, ma non è bellissimo ricordare che avevamo bisogno di andare via. Se arriviamo agli anni 70... il conflitto politico era tale che si scendeva in piazza, nelle strade, ma qualcuno ha scelto di alzare il livello oltre quella che era la classica manifestazione o comunque manifestazione di un dissenso, e di cercare di manipolare quelle ribellioni per portarle, incanalarle da una parte piuttosto che dall'altra. E le complicità in questo caso di ampie parti delle istituzioni fanno sì che oggi, appunto, su quella stagione o se ne occupano gli specialisti che fanno dei lavori bellissimi sulle carte, ma altrimenti a livello, diciamo, anche di memoria pubblica è molto scarso. Fortunatamente abbiamo fatto un percorso sulla Seconda Guerra Mondiale e ricordiamo le battaglie partigiane, il 25 aprile, giustamente tutto quello che riguarda quella stagione, ci mancherebbe ancora. Queste che sono un po' più vicine, sono state un conflitto che ha toccato sulla pelle molte persone ancora presenti oggi, sono uscite un po' dalla cronaca anche giudiziaria, la cronaca di tutti i giorni, mentre, come dicevi, stanno andando avanti i processi. È anche incredibile che a 50 anni siamo ancora a parlarne, però certamente c'è una voglia di rimozione strumentale. Ecco. Sì, 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 potremmo parlare dei colori del partito al governo. Non fosse che, insomma, anche quelli precedenti, non mi sembra che si siano spesi più di tanto. Abbiamo giusto ancora qualche minuto di tempo per chiudere. Mi diceva Pina fuori onda, prima di andare in trasmissione, che questo libro, appunto Utopia Utopia, a seconda di come lo pronunciamo, all'italiano o all'inglese, ha avuto un riscontro, insomma questa storia ha avuto un riscontro proprio nelle zone interessate, nei pressi di Gibilterra, e potrebbe diventare qualcosa più di un libro. Sì, in effetti fa ridere che in Italia nessuno conosce questo,
questo naufragio appunto neanche al Ministero degli Affari Esteri, mentre a Gibilterra e alla linea della Concepción, che è un territorio confinante con Gibilterra, ogni anno ricordano il naufragio. In più entrambi i luoghi hanno un monumento che ricorda quella tragedia, per i fratelli migranti, c'è scritto in una targa. Sicuramente la sensibilità è diversa da questa parte del Mediterraneo. Ad Occidente sono passate centinaia e centinaia di piroscafi per andare o in America o in America del Sud. E il Comites, che è un organismo, che è una costola del Ministero degli Affari Esteri spagnolo, ha deciso di finanziare un film. C'è tutto, è tutto pronto, c'è la sceneggiatura, ci sono gli attori, c'è il regista, ma anche il finanziatore. E quindi il 23 giugno andranno al Ministero degli Affari Esteri e chiederanno che almeno finanzi questo film, che andrà ad essere fornito alle scuole, perché conoscano sia di qua che dall'altra parte dell'oceano qual è la vera storia della migrazione italiana nel mondo. E tenete conto che ci sono centinaia e centinaia di discendenti di terza e quarta generazione che stanno cercando le loro radici, quindi vengono in Italia a cercare la storia dei loro bisnonni, dei loro antenati, perché loro hanno bisogno di avere una collocazione territoriale, da dove vengo, chi sono e chi erano i miei antenati. Quindi ricostruire la memoria vuol dire curare anche una storia personale, perché se non abbiamo questo collegamento col passato non nasciamo dal niente. E quindi questa è una grande occasione per riflettere anche sul presente. È chiaro che il passato non lo possiamo cambiare, però affrontare il presente con una idea diversa dell'altro forse potrebbe andare bene. Chiaro, così come i migranti attuali non sono un popolo alieno che non ha niente a che fare con noi, anche i migranti del passato hanno un legame molto diretto con noi. Avrei tante altre cose da chiedervi, ma il tempo stringe, allora ricordo rapidamente di quali libri abbiamo parlato. Si parla di Il rumore delle bombe, scritto da Claudio Gemonà assieme a Maglio Milani e Stefania Barzon, e poi Grazie Mille, Utopia, Il naufragio tra cronaca e storia, entrambi editi da Volturnia Edizioni. La troviamo a Volturnia qui al salone? Ah, ecco, la trovate fisicamente in quanto... Ok, quindi insomma... La rappresento, la Volturnia. Perfetto, ok, allora insomma avete modo di seguirla, ho visitato il sito, quindi la potete senz'altro scoprire e magari procurarvi i libri in qualche modo da lì. Grazie mille ai miei ospiti, andiamo con... Grazie a voi per lo spazio, grazie davvero.